Ragazzi, dopo il video in cui i miei amici della beauty community decidevano come mi sarei dovuta truccare, ho pensato che sarebbe stato fighissimo far decidere a voi che mi seguite come truccarmi. Vi dico subito che il video di oggi è in collaborazione con Debbie Makeup, quindi utilizzerò i loro prodotti e seguirò passo passo le indicazioni che 5 ragazze, se non sbaglio, mi hanno dato su Instagram. Vi ho chiesto aiuto stamattina, ho scelto dei volontari e a ciascuno di loro ho affidato il compito di decidere la base viso, le polveri, gli occhi, le sopracciglia, tutto. Vado subito a cercare il messaggio della prima ragazza, però prima mi raccomando, iscrivetevi al canale se siete nuovi e lasciate un pollice in su per nuovi video. Ovviamente io partirei dalla base. Fiore Molas mi dice: ciao, la tua base viso deve essere correttore coprente per le imperfezioni. Qualora tu ne avessi ma dubito, tranquilla che ne abbiamo qua. Fondotinta luminoso con una cipria leggera da opacizzare le zone più lucide che io non ho, però comunque userò sicuramente la cipria per fissare il correttore, altrimenti mi va subito nelle pieghe. E per rendere resistente la base, bravissima. Perfetto, grazie mille Fiore. Ha parlato di fondotinta luminoso e tra la gamma di fondotinta Debbie ho scelto questa BB Cream, che tra l'altro non è uscita da molto e mi piace tantissimo perché è più un fondotinta leggero, secondo me, rispetto a una BB Cream, dato che ha un'ottima coprenza, ma lascia comunque l'incarnato super luminoso. Ho preso la numero 2, ma mi sa che opterò per la 1. In realtà, se facessi un mix tra la 1 e la 2 andrebbe benissimo, ma dato che voglio avere un effetto leggero, ne ho messa troppo. Vabbè, va bene, dai, adesso la sfumo bene, potreste metterne anche molta meno. Quando mettete troppo prodotto, lo distribuite un po' col pennello così a caso, prendete la spugnetta che va a togliere l'eccesso. Quindi, ragazzi, finalmente torno a fare video make-up generali. L'uscita dei miei rossetti mi ha tolto la vita praticamente. Ero così presa dal creare tutte le foto, gli swatches, il video annuncio che per settimane praticamente ho fatto solo quello e ho trascurato un po' il canale, mi è dispiaciuto molto. Come correttore coprente, invece, voglio usare il Cover Solution, un correttore in pot e secondo me il più coprente in assoluto per quanto riguarda la gamma di correttori Debbie. Questa è una confezione nuova, ma ne ho già utilizzati diversi, è un po' pescatino. Una volta che l'ho distribuito col pennellino, riprendo la mia spugnetta. Io il pennello lo uso solo per mettere la stessa quantità di correttore su tutta la zona, ma per sfumare uso sempre, sempre la spugnetta. Non so se avete notato, ma il mento è guarito definitivamente. Si è sgonfiato parecchio rispetto a quando avevo fatto il filler e la settimana prossima, lunedì in realtà, andrò a fare il controllo in cui finirà il lavoro, quindi aggiungeremo ancora un pochettino di acido ialuronico. Sono super felice, vi giuro che questa cosa secondo me mi ha cambiato il viso senza farmi sembrare un'altra persona, quindi sono super innamorata del lavoro che è stato fatto, onestamente. Vedete, l'occhiaia viene coperta perfettamente e non è un correttore troppo pesante e pastoso. Adesso ovviamente lo andiamo a fissare. Quindi prendo una cipria trasparente, questa qua è la Powder Experience Matte and Fix Powder, con un pennellino penso. Non andrei direttamente con la spugnetta, dato che è di quelle bianche. Una volta applicata sul viso risulta trasparente, però è meglio applicarle con un pennello. Bam! Fisso la base occhi, così poi sono pronta a tutto quello che dovrò fare. Primo step concluso, direi, passiamo alle sopracciglia, per cui ho chiesto aiuto a Giù1999 che mi dice: sopracciglia naturali più scure e disegnate pelo pelo, quindi abbastanza impegnative perché avendo tanti peli delle sopracciglia io faccio fatica a disegnare pelo pelo. È una tecnica che su di me non funziona tantissimo perché veramente appena disegno un pelo, cioè non si vede, semplicemente si scurisce la mia base di sopracciglia. Lei ci consiglia naturali però comunque un po' più scure del mio incarnato, quindi ho scelto una matita, sempre di Debbie ovviamente, Highbrow Pencil nella colorazione 2, un marrone un po' più scuro. Oltretutto ho le sopracciglia un po' disordinate, però
perché le voglio far crescere qua al centro. Le avevo fatte troppo aperte e quindi mi stanno ricrescendo i peletti uno per volta, uno di qua, uno di là, ma l'unica soluzione per farle crescere è avere il disagio in faccia per qualche mese. Io faccio schifo a fare la tecnica pelo pelo, ma ci proviamo. Questa matita comunque è dura ma morbida, nel senso che non è di quelle che si sciolgono in faccia, quindi è abbastanza solida, però comunque si applica perfettamente. Io vi giuro che mi sto impegnando tantissimo per avere un effetto naturale, anche se la matita è più scura. Vi anticipo già una cosa, anche se succederà a settembre. Ho preso appuntamento per andare a fare il tatuaggio alle sopracciglia. Mi piacerebbe utilizzare una tecnica mista, quindi un po' pelo pelo e un po' riempitiva. E lo farò a settembre perché la ragazza a cui mi sono rivolta ha dei tempi di attesa pazzeschi e mi hanno dato proprio appuntamento per settembre. Aspetterò. Non ho mai tatuato le sopracciglia. Quest'anno mi sono proprio lanciata con i trattamenti di estetica. Non so se lo avete notato, ma state tranquille, non esagererò. Voglio tatuare le sopracciglia per una questione di comodità. So benissimo che quando ti trucchi poi con la matita devi andarle un po' a ricalcare perché si sporcano col fondotinta. Però sapete che bello svegliarsi tutte le mattine col sopracciglio perfetto. E poi secondo me avere il tatuaggio sotto rende anche più facile disegnarle perché hai un professionista che ti fa il disegno giusto e poi tu devi solo ripassarlo. Dai, ci ho provato ragazzi, concedetemi lo sforzo. Passiamo agli occhi. Chiara Lia Sbombo mi dice: grazie per aver scelto me. Allora, sugli occhi ti sfido a creare un trucco un po' diverso. Con poco ombretto e magari solo con eyeliner colorati. Sei così brava ad applicarlo di solito, perciò sono curiosa di vedere un trucco come questo su di te. Allora, grazie mille, Chiara. Non riesco a dire il tuo nome oggi. Grazie mille, Chiara, per il complimento e per la sfida. Onestamente sono brava ad applicare l'eyeliner solito, ma per quanto riguarda look grafici non li faccio mai, quindi è una super sfida. Mi hai detto di utilizzare poco ombretto. Al posto dell'ombretto vado ad utilizzare una terra, quindi scurisco leggermente la parte esterna dell'occhio, per poi passare direttamente agli eyeliner, così facciamo un bel look grafico e ci proviamo. Quindi, come terra utilizzo questa qui che è la Sun Experience Bronzing Powder Maxi, una terra super mega gigante che avevo preso per fare poi il contouring, ma la utilizziamo anche adesso sugli occhi. È una cosa che sto facendo super spesso, utilizzare la terra al posto dell'ombretto, soprattutto quando ho poco tempo e avere mille prodotti davanti mi confonde. E passiamo al look grafico con la Matte Metal Eyeliner Collection. Sono usciti 5 colorazioni, di cui due matte, quella nera e quella blu, super elettrico, super intenso e pazzesco questo blu, e tre metallizzate, un po' più cromate. Sono tutte super piene dalla prima passata. Tra l'altro, questi sono eyeliner a calamaio ed è l'unica tipologia con il pennellino in feltro che mi piace. Sono tutti molto pigmentati e pieni. Prima ho fatto un po' di prove anche sulla mano per cercare quale fosse la combinazione giusta di colori per creare un look, diciamo, solo con l'eyeliner. Ho diverse idee in testa, perciò vediamo cosa riesco a tirar fuori. La cosa che mi preme di più è utilizzare questo blu, ragazzi, perché non ho mai visto un eyeliner blu così bello, intenso ed elettrico. La cosa bella, tra l'altro, è che costano solo 4,90 €. Tutti i prodotti Debby sono molto economici, lo sapete. Quindi, non so quale usare. Ho in mente due look diversi. Mi chiedete sempre come faccio ad applicare bene l'eyeliner. Primo trucco, mettetevi lo specchio davanti alla faccia. Dovete essere super comodi, vicinissimi, e vedere proprio nel dettaglio da vicino tutto quello che fate. Secondo trucchetto, per me tiro un po' la palpebra, non tantissimo, giusto per togliere le pieghette. Guardate com'è nero subito. Non sbava e si asciuga molto molto velocemente, quindi mi raccomando, lavoratelo in fretta. Perfetta al 100% all'interno, ma tanto la ripasserò poi con il blu metallizzato al centro. Adesso prendo la colorazione blu matte e cerco di ripassare l'interno. I wonder why.
L'unico modo per fare queste cose è entrare nello specchio praticamente, quindi scusate se taglierò praticamente tutto. Voglio dare un po' di luminosità sempre utilizzando però un eyeliner, questo qua è Dark Gold Metal e lo applico nella rima inferiore. Avevo provato a mettere l'argento onestamente, ma non ci stava tanto bene, quindi proviamo con questo. Say the words you remember. È giusto per illuminare un po'. Come mascara applico il Surprise, vado a metterne il più possibile, anche se in realtà mi sa che opterò per delle ciglia finte. Nessuno mi ha parlato di ciglia finte, però boh, per completare il look, ragazzi. Cioè, in realtà non mi hanno neanche scritto del mascara. Chiedo a una delle ragazze che si erano offerte volontarie se devo mettere le ciglia finte o no. Ho chiesto a Sofia Manattini: ciglia finte sì o ciglia finte no? Speriamo ci risponda, così possiamo procedere. Questo mascara è super allungante. No, ragazzi, Sofia, cosa mi combini? Mi ha risposto: non ti servono le ciglia finte, sei bellissima anche così, ti sto odiando in questo momento, sappilo. Decidete tutto voi oggi, quindi niente ciglia finte. Mi piace un sacco il risultato degli eyeliner, poi tra l'altro questi eyeliner qui sono super a lunga durata, non sbavano. Guardate, cioè, sono pazzeschi. È la prima volta che provo qualcosa di così extreme a livello di eyeliner. Ultimi due step: polvere viso e poi labbra. Per le polveri viso ho chiesto aiuto a Ivana, che mi dice: secondo me dovresti usare una terra calda, assolutamente il blush che dà un effetto più sano e fresco al viso, magari quindi pescato, un velo di cipria trasparente che ho già messo prima e per finire un tocco di illuminante ma senza esagerare. Come terra vi dicevo che voglio usare questa qui Maxi di Debbie e ne approfitto anche per usare il pennellone di Debbie. Ho iniziato con la colorazione più chiara, però direi che posso passare alla 02. Vi dico la verità, ho perso i miei blush di Debbie, non so in quale cassetto li ho messi, quindi come blush utilizzerò questo ombrettino, basta metterne semplicemente un po' di meno, pennellino da blush, giusto per dare appunto l'effetto sano di cui parla Ivana. Come illuminante invece utilizzo il Bright Experience con un pennello occhi in realtà, che è lo stesso che ho utilizzato prima, però l'ho pulito. E quindi vado a dare un tocco di luminosità senza esagerare come faccio io di solito. Ultimo step, preparatevi ragazzi perché la parte più strong del look deve ancora arrivare. Rachele mi dice: mi piacerebbe che tu ti truccassi con un rossetto rigorosamente matte, non riesco a parlare, e quindi matte, ok, con un bellissimo rosso fuoco. Utilizzo in combo matitone e chubby matte, che è appunto un rossetto in matitone super super matte a lunga tenuta. Questi rossetti sono pazzeschi, però prima contorno con la matita di Debbie. Guardate che bello. Queste matite sono morbidissime. Onestamente userei anche solo questa matita perché è pazzesca, però già che ci sono, ad di chubby matte. Se prendete sopra e sotto in maniera distinta, cioè pazzesco questo look. Insieme, come vi dicevo, forse un po' troppo, però sono felicissima del fatto che siate state voi a scegliere come dovevo truccarmi e poi del risultato finale. Quindi niente ragazzi, che dire, se l'idea del video vi è piaciuto mi raccomando fatemelo sapere con un bel pollice in su e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!